Aia, aia. Di cosa? Ciro. Allora, sono andato a capo alla fine della lavagna perché questa qua la lascio per un po', così da non occupare molto spazio in verticale. Allora, corollario, prendiamo un numero complesso, anzi qua posso essere più preciso, vabbè no, perché c'è scritto dopo di n vecchi, sono gli n vecchi. Le radici ennesime di z quante sono? Innanzitutto sono esattamente n. E poi chi sono? Sono i vertici, se li vado a rappresentare sul piano di Gauss, di un poligono regolare di n lati inscritto in una circonferenza di centro d'origine, perché hanno tutti lo stesso nome. Ok? Corollario. Le radici ennesime dell'unità, del numero reale ma anche complesso 1, sono i vertici, stavolta non di 1 ma del poligono regolare. Di n lati inscritto nella circonferenza unitaria e avente vertice. Faccio, chi è la circonferenza unitaria? Non mi è piaciuta la risposta. Raggio 1, questo c'è raggio 1. Ah, centro d'origine è raggio 1. E allora perché se tu hai delle informazioni le vuoi celare? No, perché l'avevo dato per scontato, perché la fa. Non è scontato, non nulla è scontato. Lo sconto si fa al supermercato. Allora, ok, allora naturalmente geometricamente sta cosa è vera da 3, perché per n uguale a 2, allora, per n uguale a 1, vabbè è 1, per n uguale a 2 c'è 1 e meno 1. Per n uguale 3, ecco, meno 1 non c'è più. Chi è il poligono regolare di? I tre lati è un triangolo equilatero iscritto nella circonferenza unitaria, quindi vuol dire che questi angoli devono essere 120 gradi. Non segno x, y, eccetera, perché sennò faccio solo confusione. Quindi queste devono essere le radici terze dell'unità. Le radici quarte dell'unità, adesso lo vediamo per via algebrica, vabbè qua la circonferenza è venuta un po' più grande, ma insomma l'unità è stata allungata un po'. Chi sono stavolta?
i vertici del quadrato, questo qua. Quindi sono 1 meno 1, i e meno i. Allora, a parte il fatto che queste le dobbiamo calcolare in forma geometrica. Allora, per riordinare le idee è meglio scrivere quello che abbiamo fatto, farci lo specchietto in forma geometrica fino a n uguale 4. Poi lo facciamo anche per n uguale 5 e 6. Allora, cominciamo, n uguale a 1 la situazione è banale, non la scrivo. N uguale 2. N uguale 2, la mia situazione è w quadro uguale 1. Equazione estraendo la radice quadrata, le soluzioni dell'equazione sono 1 e meno 1. In verità mi piace di più scriverla così, come w quadro meno 1 uguale 0, e allora fattorizzando questo polinomio di grado 2 vedete che viene w meno 1 più w più 1 uguale 0. Allora, una radice viene dall'annullamento di questo fattore e l'altra radice w uguale a meno 1 viene dall'annullamento di quell'altro. Allora, andiamo a vedere n, volevo scrivere n uguale 2, ho scritto n uguale 2, n uguale 2, scriviamo n uguale 3. Allora, w al cubo uguale 1. Qua la formula esiste, ma io non ce l'ho la formula per risolvere una equazione di terzo grado, perché una radice è facile, è 1, e le altre, ma se una radice è facile, che vuol dire? Vuol dire che w cubo meno 1 uguale a 0 si fattorizza facilmente, cioè si fattorizza facilmente mettendo in evidenza w meno 1, e che cosa rimane? W quadro più w più 1 uguale a 0. Ora non mi venite a dire no, ma io questa fattorizzazione non l'ho vista, è troppo complicata, oppure l'ho vista e non me la ricordo. Perché a te interessa soltanto sapere che qua puoi mettere. Allora, qua c'è la radice 1, vuol dire che questo polinomio si annulla nel punto 1, infatti 1 meno 1 fa 0. Ma se si annulla nel punto 1, per Ruffini è divisibile per w meno 1. Allora, che ci devo mettere? W quadro per w mi trovo w cubo. W quadro per meno 1 mi trovo meno w quadro, che devo mandare via in qualche modo perché qua meno w quadro non c'è, quindi ci metto più w. Il W per W fa W quadro, elimina quello di prima. Poi viene un meno W che pure devo mandare via, allora ci devo mettere 1, perché 1 per W fa W che elimina quello di prima, e poi mi rimane 1 per meno 1 che fa meno 1 che si trova. Quindi, come dire, la divisione di Ruffini, io già so che viene con resto 0 e i vari termini me li sto in qualche modo ricavando, sia pure a mente. Oppure, se non me li riuscite a ricavare a mente, vi fate la divisione di Ruffini, che non ci vuole niente. Scrivete i vari tre. Io non mi ho neanche chiesto di fare la divisione di Ruffini. Ho chiesto, tipo, se ci metto questo termine, qua mi viene un meno W quadro, se ne deve andare, allora ci deve stare W qua. Più W, perché sennò non se ne va. E mano a mano ce ne di grado. E alla fine mi trovo. Quindi non è necessario ricordarsi la fattorizzazione. Aiuta. Ma sapere che se faccio la divisione oppure faccio questo procedimento, la trovo la fattorizzazione, aiuta pure lui, mi aiuta a controllare quella che mi ricordo, e quella che mi ricordo mi aiuta a controllare che sto facendo bene. Quindi sono due cose che si incastrano e si sostengono vicendevolmente. Quindi una radice, chiamiamola W1 uguale a 1, e quali sono le altre due radici? Sono, quelle che annullano l'altro polinomio, ma quello è di grado 2. Allora, queste radici io le posso ricavare meno 1 meno più radice di meno 3 fratto 2, quindi meno 1 meno più i radical 3 mezzi, ed effettivamente sono i valori delle altre due radici. Quanto meno io so che le radici sono 3, so che queste annullano queste e quindi annullano questo prodotto. E così le ho trovate tutte e tre. C'è un modo alternativo, certo, potevo trovarle anche in quest'altro modo. Potevo trovarle anche in quest'altro modo. Io so
che W cubo fa 1, quindi so che il modulo di W deve fare 1, cioè per la precisione sempre il modulo di W cubo fa 1, poi sta con la radice cubica, il modulo di W deve fare 1. Invece argomento di W quanto deve fare? E qua ci sono tre possibili valori: a 0, perché parto da 0, qua teta è uguale a 0, poi 2π greco terzi, perché devo aggiungere 2π greco terzi, oppure 4π greco terzi. 0, 120 gradi, 240 gradi. Andiamo a scrivere le tre radici. Se scrivo coseno di 0 più i seno di 0 fa 1. Se scrivo coseno di 2π greco terzi più i seno 2π greco terzi, beh, qua bisogna ricordarsi un po' di trigonometria, poi casomai oggi pomeriggio l'esercizio rivediamo anche questo, ma insomma questo fa meno 1/2, quindi meno 1 più i radical 3 mezzo, no? Perché coseno di 120 gradi fa meno 1/2, seno di 120 gradi fa radical 3 mezzi, e perché nel piano di Gauss l'unità delle ordinate è la i. E poi ho coseno di 4π greco terzi più i seno di 4π greco terzi, che non è altro che meno 1 meno i radical 3 mezzi, perché coseno è 240 gradi. Notate anche che queste tre radici, una è reale, due sono complesse, ma sono tra di loro coniugate. Questo non è un caso, perché nell'equazione di partenza numeri complessi non ce n'erano, quindi i coefficienti erano reali. Allora dimostreremo a suo tempo che un'equazione a coefficienti reali, se ha una radice complessa, deve avere anche la complessa coniugata. Allora, siccome c'era questa, l'altra domani ci deve stare questa. Ok? E perché non c'erano due radici reali? Proprio perché queste, diciamo, quando vado a scatti di 2π greco n su n, n dispari, quando arrivo da quest'altra parte salto, vado direttamente sulla coniugata e non, diciamo, non c'è, non ripasso per l'asse dell'ascissa. Quindi sull'asse dell'ascissa ci sarà soltanto un elemento. Anche, oppure se ogni radice la coppio con la propria coniugata, sono tutti un numero pari, alla fine devono essere un numero dispari, se n è dispari, e quindi me ne rimane una sola, diciamo, quindi le radici reali devono essere un numero dispari, quindi o 1 o 3 o più di 3, ma in realtà sappiamo che le radici reali non possono mai essere più di 2, quindi sì. Ok, adesso andiamo a vedere la situazione per n uguale 4. Per n uguale 4, anche qui abbiamo W alla quarta uguale 1, cioè W alla quarta meno 1 uguale 0, ma questo W alla quarta lo posso fattorizzare come W quadro, qua è A meno B per A più B, per W quadro più 1 uguale 0. E questo come si fattorizza? Questo si fattorizza con W meno 1 per W più 1, ricorrendo un'altra volta la fattorizzazione per W quadro più 1 uguale 0. Vi scrivo solo la fattorizzazione reale, perché queste, vabbè, qua abbiamo trovato che una radice è uguale a 1, l'altra radice che sarebbe W3 è uguale a 2, e poi da quest'altra equazione vengono fuori le radici W2 uguale a I e W4 uguale a I. Questo qui, se lo voleste fattorizzare, sarebbe W meno I per W2, però dovreste ricorrere ai numeri complessi. Sto evidenziando le fattorizzazioni reali perché possono essere utili più di qualche punto. Ok. Hai. Perché non è 2, è meno 1. Ho pensato meno 1, ho detto meno 1, ho scritto 2. Oggi la mano va per il fatto. Perché punto 2 è uguale a i? Non i quadro uguale, perché uguale?
è Q doppio è uguale a più o meno radice di meno 1 da qua. Le radici di meno 1 sono io e meno io. Q doppio 2 perché le ho scritte nell'ordine, adesso se andassi a rifare l'esercizio in forma trigonometrica, la prima abbiamo, siamo sempre partiti da quella con θ uguale a 0, quindi 1, la seconda è i, la terza è meno 1 e la quarta è meno 1. Perciò l'ho chiamato W1, 2, 3, 4. Poi non ho fatto questo. Ok? Andiamo a vedere invece la situazione per n uguale 5. Beh, facciamo prima quella per n uguale 6, perché è più facile. Andiamo in ordine di difficoltà. Allora, fatemi cancellare. Poi facciamo pure quella per n uguale 5. Allora, n uguale 6, quindi devo trovare tutte le soluzioni, so che sono 6, di W alla sesta uguale 1. Allora, lo faccio in tre modi. Lo faccio prima in forma algebrica, poi lo faccio in forma trigonometrica, poi rivisito il discorso che ho fatto in forma algebrica sapendo come l'ho fatto in forma trigonometrica, perché mi consentirà di fare delle ulteriori osservazioni. Allora, cominciamo. Qui ho W alla 6 meno 1 uguale 0. È un'equazione biquadratica? Sì, cioè posso comunque decomporla con tipo A quadro meno B quadro uguale. Quindi posso fare W cubo meno 1 per W cubo più 1 uguale 0. Ma o mi ricordo le fattorizzazioni notevoli, oppure noto che questo si annulla in 1 e questo si annulla in meno 1, quindi uso l'ufficio, questa decomposizione la posso ulteriormente decomporre. Il primo pezzo è W meno 1 che è W qua più W più 1, il secondo pezzo è W più 1 che è W qua meno 2. Quindi adesso ho delle radici. La prima radice W1 è uguale a 1. Poi ho la radice che chiamo W4 uguale meno 1. Perché W4? Perché nell'esagono regolare iscritto nella circonferenza di Italia partendo da 1, cerchiamo di farlo in maniera recente. Supponiamo che sia regolare. Allora, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza. W meno 1 corrisponde alla quarta radice, perché ne ho fatto, ho contato le prime tre, sto iniziando le seconde. Poi ho le radici di questa, allora sono meno 1 meno o più radice di meno 3, quindi i radical 3 mezzi. Allora, queste chi sono? Meno 1 più o meno i radical 3 mezzi le abbiamo già incontrate, erano quelle, le radici anche, sono anche radici cubiche dell'unità, e sono la terza e la quinta, quindi queste sono W3 e W5. Beh, allora le altre saranno W2 e 4 saranno, scusate, qua devo, se metto nell'ordine, dipende se si parte da sopra o da sotto. Se si parte da sopra devo scrivere più e meno, perché se si parte da sopra W2 corrisponde a quella con la coefficiente della parte immaginaria positivo, W4 quella di... Quindi allo stesso modo W2 e 4 saranno 1 più o meno i radical 3, cioè questo.
Ma detto che la quarta facciamo in 2-6. 2-6, sbagliato a dire. La quarta è la quella. Quindi queste sono la seconda e la sesta. E vabbè, l'abbiamo fatto in forma algebrica. Allora, per poterlo fare in forma algebrica non era necessario un granché, però qualcosa era necessario saper risolvere un'equazione di secondo grado, era necessario saper fattorizzare sta roba, in qualche modo. Se adesso parto invece con, diciamo, cosen teta, diciamo, W alla sesta uguale 1, io scopro subito che il modulo di W fa 1, vabbè, sempre le cernesi non mi danno modulo in Italia, e che argomento di W, diciamo, ha 6 possibili scelte: 0, y sesti, y terzi, y mezzi, 2 y terzi e 5 di greco sesti e basta. Qui sono 1 di greco sesti, 2 di greco sesti, 3, 4 e 5 di greco sesti. Vabbè, allora vi scrivete semplicemente coseno di pi greco sesti di 60 più di seno di 60 e fa questo. Coseno di pi greco terzi più seno di pi greco terzi e così. Quindi in questo caso la risoluzione dello stesso esercizio in forma trigonometrica era, diciamo, molto più semplice. Per esempio, prendiamo questa qui. No, prendiamo questa. Allora, se faccio coseno di 2 pi greco terzi più il seno di 2 pi greco terzi, mi esce fuori meno un mezzo meno i radicali, cioè quella che ho chiamato W più C. Ok? Se fate questo, esce fuori coseno di pi greco sesti, perché questo lo posso scrivere come meno pi greco sesti, perché coseno di più pi greco sesti e di meno pi greco sesti è la stessa cosa, infatti queste due hanno la stessa parte reale. E invece seno di meno pi greco sesti è meno seno di pi greco sesti, quindi uscirà un mezzo meno i radicale 3 mezzi, W più 6. W più 2 invece è un mezzo più i radicale. Dubbi? Perplessità? Incertezza? Infatti perché? Qua, greco. Qua è 4 pi greco terzi, a un certo punto 5 pi greco terzi. Qua ho diviso tutto per 2. Fino a qui era giusta? No, dall'inizio ho diviso tutto per 2. 60 gradi pi greco terzi, era tutto moltiplicato per 2. Quindi qua era 4 pi greco terzi. Erano tutte quante divise per 2. Ho preso lo scatto, invece di prenderlo pi greco terzi, l'ho preso pi greco sesti. Ovviamente, quando facevo tutti i giri mi trovavo pi greco e quindi non mi trovavo. Diciamo, vedete? Allora, la genesi, quando capita un errore, è utile riflettere sull'errore per capire qual è la genesi dell'errore e come l'errore può essere evitato. Non... L'errore è la cosa più utile che vi può capitare, però è talmente utile che ve ne capitano tanti e non ne regalate mai niente. Allora, il discorso qual è qui? È che come avrei potuto controllare questa cosa? Una volta facevo lo scatto successivo e mi devo trovare con 2 pi greco, invece facevo lo scatto successivo e mi veniva pi greco. E allora tornavo indietro e correggevo. Chiaro? Non l'ho fatto, mancanza di controllo ha originato questo errore. Per abitudine pensavo di aver fatto bene, infatti anche quando sono andato a fare seni e coseni non ho controllato
non ho ritrasformato in gradi e controllato, ma ho fatto per abitudine, sapevo dove venire di questo e di questo. Chiaro? Quindi l'errore è infido, in ogni circostanza può capitare di farlo. È chiaro che andiamo avanti 5 minuti, me ne accorgo, insomma. Spero che mi crediate, insomma, poi vedete, avete modo di vedere. Però il problema è che diciamo, per cercare di evitare un certo tipo di errore, o almeno un errore ricorrente, se fate uno, due volte, tre volte lo stesso errore, già due volte è troppo. Perché vuol dire, cioè, se lo fate due volte, allora se andate a esaminare, a paragonare le due situazioni in cui avete fatto l'errore, trovate qual è il motivo. Allora, trovate e lo dovete estirpare. Chiaro? Oppure dovete trovare la contromisura. Poi, vi ricordate di applicare la contromisura? Non vi ricordate? Questo è un altro discorso. Però la contromisura si deve sapere trovare. È come il discorso la mattina, esco di casa, diciamo, sicuramente mi devo portare la chiave della macchina. Allora, le chiavi di casa stanno vicino alle chiavi della macchina per un motivo ben preciso, perché così non c'è possibilità di dimenticarsi le chiavi di casa, perché siccome devo usare per forza la macchina per uscire da casa, allora quelle di casa non me le dimenticherò in nessun modo. Non altrettanto sicuramente mi prendo il telefonino. È raro dimenticare il telefonino, ma succede. A me succede, qualche volta succede, raro ma succede. Poi certamente se sei partito da 15 km, poi non è che torni apposta per prendere il telefonino. Ok, adesso vediamo se abbiamo 10 minuti di tempo, facciamo anche... Ce ne abbiamo 20. Allora ce la facciamo a fare la risoluzione dell'esercizio per n uguale 5. Ah, prima di risolvere quello per n uguale 5, vedete, stavolta l'intuito non mi ha fatto fare un errore. Io avevo detto anche che sarei ritornato indietro a riesaminare questa situazione. Sapendo la risoluzione dell'esercizio informatico non è. Cosa intendevo dire? Intendevo dire questo. Va bene, se adesso torno indietro, io so che le radici sono 1 meno 1 e le altre radici, vabbè, sono quelle che ho scritto qua, diciamo che le radici le ho trovate in forma trigonometrica, mentre sulla fattorizzazione non so nulla. Beh, qualcosa so, questo termine e questo termine li posso trovare perché so che le radici sono 1, tra le radici ci sono 1 e meno 1. Gli altri due pezzi, come li posso fare? Allora prendete le radici coniugate e scrivete, poi sempre per Ruffini. Sapete, la divisione di Ruffini vale anche nel campo complesso, quindi sapete che io posso fare V doppio meno, per esempio prendiamo queste qua, un mezzo meno I radical 3 mezzi e moltiplichiamolo per V doppio più un mezzo, scusate, meno un mezzo più I radical 3. Okay. Andiamo a fare questo prodotto. Allora, V doppio per V doppio fa V doppio quadro. Poi ho meno V doppio che moltiplica meno un mezzo meno I radical 3 più I radical 3 mezzi meno un mezzo meno I radical 3 mezzi. Sarebbe V doppio per questo più V doppio per questo. Più, perché meno per meno fa più, un mezzo meno I radical 3 mezzi che moltiplica un mezzo più I radical 3 mezzi. Uguale, dico che fa V doppio quadro meno V doppio più. Allora, qua è facile, perché qua, questo è questo, se ne va meno un mezzo, meno un mezzo, anzi più. Meno un mezzo
meno un mezzo fa meno 1, meno 1 per meno W fa più W. Che questo per questo fa 1, posso farlo e scoprire che fa 1, oppure posso anche non farlo e scrivere direttamente che fa 1. Perché? Perché quello è la radice per la radice coniugata, una di quelle due radici per la sua coniugata. Siccome la radice dell'unità ha sempre il modulo unitario, moltiplicando una radice per la sua coniugata si ottiene il modulo della radice, e quindi si deve ottenere per forza. Quindi vedete che riaccoppiando, questa è W meno W6 e questa è W meno W5. Quindi qua c'è scritto W meno W6 e qua c'è scritto W meno W2, scusate. Quindi moltiplicando W meno W6 per W meno W2 si ottiene questo pezzo della fattorizzazione precedente. Ovviamente dalla, riaccoppiando W meno W3 per W meno W5 si otterrebbe l'altro pezzo, W quadro meno W5. Ok? Quindi se io conosco le radici complesse tutte quante, poi posso ottenere la fattorizzazione sia complessa sia reale. Per ottenere quella reale mi basta accoppiare ogni radice complessa con quella complessa, con cioè il pezzo in cui c'è una radice complessa con quello con cui c'è la radice complessa coniugata, e fare la moltiplica. Adesso andiamo a vedere il caso in cui n è uguale a 5. Allora, il problema è che 2π quinti corrisponde in gradi a 72 gradi. Quindi io dovrei saper fare seno e coseno di 72 gradi. È un angolo di 9. Eh? Un angolo di 9. Non è un angolo 9, quello è il problema. Sì, no, è 9. Solo che non è così noto come gli altri. Allora, come si fa? Allora, si prende questo triangolo qua. Beh, prendiamo un po' più, se vogliamo farlo realistico. Allora, qua si prendono 36 gradi e per differenza si prende isoscele, questi angoli alla base sono di 72 gradi. La somma interna degli angoli di un triangolo fa? 180. Un angolo piatto. La somma interna degli angoli di un poligono di n lati fa? No, faceva 180. Fa n meno 2 angoli piatti. E che faceva, vedi, già perché la devo ricordare. In realtà se uno l'ha dimostrata e si ricorda l'idea della dimostrazione è facile. Quindi un quadrilatero fa 360 gradi, cioè due angoli piatti. Un pentagono qualunque fa sempre diciamo 540 gradi, cioè tre angoli piatti. Ok, cominciamo da questa situazione qua. Allora, io prendo questo e suppongo che sia 1. Adesso prendo la bisettrice di quest'angolo. Bisettrice vuol dire questi due angoli uguali. Allora, se i due angoli sono uguali, sono ciascuno la metà
di 72, quindi 36. 36. In particolare, se prendete ABC e prendete A, o se volete, il triangolo BAC e il triangolo DCB sono simili. Non so quale simbolo usate qua sopra, il triangolo. Ok, DCB. Sono simili, se non girate, questo perché hanno i triangoli uguali, 36, 72, per differenza questo fa 72. Ok? Non lo scrivo per non fare confusione. Allora, questa quantità qui, io la chiamo x. Ma allora questa x è uguale a questa x, anche questa x. Questo CD, quindi BC è x, CD è x, perché questo triangolo è isoscele, ma pure questo è isoscele, perché questo è 36, 36, quindi anche AD è pure x, quindi questo pezzo qui è x. Quindi per differenza DB è 1 meno x. A questo punto è facile scrivere la proporzione, cioè 1 sta a x come x sta a 1 meno x. Quindi scopro che x quadro è uguale a 1 meno x. Dice anche qui il prodotto dei medi deve essere uguale al prodotto degli esterni. U fratto x uguale x fratto 1 meno x. Porto questi là, x quadro uguale 1 meno x. È chiaro? Diviso è fratto, è uguale. Cioè, molte delle formule che studiamo, che mandiamo a memoria, sono assolutamente ridondanti, cioè servono per ricordarmi se per caso in questo procedimento mi impiccio, allora mi ricordo che il prodotto dei medi è proprio il prodotto degli estremi e lo faccio in un altro modo e vedo se mi sono impicciato, ma non che siano assolutamente necessari. Qua non si può. Comunque, una volta pervenuti a questa equazione, quindi scopro che x quadro più x meno 1 deve fare 0, quindi scopro che x è uguale a meno 1 più o meno radical 5 mezzi. Ora il meno lo posso anche togliere perché x era una lunghezza e quindi era maggiore di 0. Se ci metto meno là viene un numero negativo. Questo numero, quindi x è uguale alla radice di 5 più 1, meno 1 mezzi. Adesso cosa posso dire da tutto ciò? Se metto il triangolo così, e faccio la bisettrice, questi adesso quanti gradi sono? Sono 18. E questo quant'era? Era x, e adesso divido per 2 è x mezzi, quindi scopro che x mezzi, 1 è il raggio della circonferenza e mi trovo, quindi questo è scritto, se lo metto in orizzontale è scritto una circonferenza unitaria, e quindi scopro che x mezzi è uguale al seno di 18 gradi, cioè di pi greco decimo. Stavolta non ho fatto il perché ho controllato. Quindi seno di pi greco decimi quanto fa? Meno 1 più radice di 5 quarti x mezzi. E quindi ci siamo ricavati il seno di pi greco decimi. Se voglio ricavare il coseno di pi greco decimi, che devo fare adesso? Devo fare la radice con il più di 1 meno se in quadro
quale la radice quadrata di 1 più, anzi meno, qua ci metto 16. Poi quando faccio il quadrato, che fare? Il quadrato è primo, più il quadrato è il secondo, quindi 6 meno 2 radice 5. Quindi qua mi viene la radice quadrata di 10 più 2 radica 5, anzi 5 più radica 5. Ok? Oppure posso scrivere anche un mezzo qua sotto la radice. Vediamo un po' se funziona. Facciamo la somma dei quadrati. Allora, a parte un quarto, qui mi viene il quadrato di quello, fa un quarto per radice di 5, facciamo il quadrato, quindi 6 meno 2 radica 5 quarti. Il quadrato di questo fa un quarto, più radical 5 mezzi, oppure 10 più 2 radical 5 quarti. Adesso vado alla somma, 16 quarti, quarti fa 4, 4 diviso 4 fa 8, quindi abbiamo controllato. Oh, e qua meglio di questo non si può fare, perché 5 al quadrato, 25 meno 5 fa 20, e non è un quadrato perfetto. Altrimenti ci sarebbero delle formule per ridurre questo radicale doppio al radicale semplice. Oh, tuttavia, il problema è... insomma, abbiamo calcolato seno e coseno di pi greco 10. Adesso chi sono? Io ho l'equazione W alla 5 uguale 1, allora W1 è uguale a 1, W2 a chi è uguale? Scriviamo direttamente in forma trigonometrica, perché stavolta non è facile avere la forma, avere, perché se io so, se ho W alla 5 meno 1 uguale 0, io ho W meno 1 che moltiplica W alla quarta più W cubo più W quadro più W più 1. Questo adesso si fattorizza in due pezzi di grado 2, ma i coefficienti non sono banali. Qua non posso mettere in evidenza niente, non posso mettere in evidenza W quadro, perché lo posso mettere in evidenza tra questo e questo, però mi rimane un pezzo di più. Ok? Quindi W2 chi è? È coseno di 2pi greco quinti più i seno di 2pi greco quinti. W3 chi è? È coseno di 4pi greco quinti più i seno 4 pi greco W4 chi è? È uguale a coseno di 6 pi greco quinti più i seno 6 pi greco quinti. E W5, ma in realtà è con il valore di W1, è appunto, facciamo qui, abbiamo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Vabbè, non è proprio regolare, ma questa e questa sono coniugate, questa e questa sono coniugate, quindi questa qua in realtà W4 è la coniugata di W3 e W5 è la coniugata di W2. Quindi mi servirebbe scrivere solo, vediamo se ho due minuti, W2 e W3 ce li ho,
E allora lo faccio. Quindi, scusate, non mi... riscriviamo qui. Questo era un mezzo radice di 5 più radical 5. Adesso, 2π quinti è 4π decimi, che è più π decimi è π mezzi, cioè è 72 gradi, 72 gradi e 18 gradi sono angoli la cui somma fa 90 gradi, ok? Complementari. Quindi coseno di 2π, quindi W2 è coseno di 2π quinti, cioè seno di π decimi, quindi è radical 5 meno 1 quarti più i, forse mi conviene scriverlo così, quarti, così un quarto per la radice di 10 più 2 radical 5. Qua moltiplico per 2 sopra e sotto, allora questo 4 lo porto fuori, diventa 2, 2 per 2 fa 4, quindi in maniera tale da mantenere un quarti dappertutto qua sotto. E quindi questo è W2. W3 basta cambiare segno alla parte immaginaria, scusate, W5, che è la coniugata di W2. Per quanto riguarda invece W3, che devo fare? Beh, devo fare seno e coseno di 4π quindi, ma 4π quindi è il doppio di questo qua. Allora, come fare? Andiamo a fare coseno di 4π quinti è uguale a coseno quadro di 2π quinti meno seno quadro uguale, uguale, allora mettiamo un sedicesimo in evidenza e qua devo fare radice di 5 meno 1 al quadrato coseno quadro meno 10 più 2 radical 5 coseno quadro uguale, uguale un sedicesimo, allora facciamo 5 più 1 6 meno 10 fa meno 4 meno 2 radical 5, meno 2 radical 5 fa meno 4 radical 5, quindi quindi qua viene meno 1 meno radical 5 quarti. Vediamo a occhio e croce se va bene, va bene, se vi ricordate la figura, no? 72, 144, siamo da queste parti. Meno 1, meno radical 5, radice 5 è 2, 23 qualcosa, quindi siamo circa a meno 0.8 e si trova più o meno. Quindi adesso devo però, quindi qua ci devo scrivere meno 1 meno radice di 5 quarti più i volte, e qua me lo devo calcolare. Come me lo devo calcolare? Devo fare radice quadrata di 1 meno 16, allora qui ho 6 più 2 radical 5, quindi qua mi viene un quarto radice di 10 meno 2 radical 5, quindi qua mi viene i quarti radical 10. E anche qui ci troviamo abbastanza, perché 10 meno 2 radical 5 5 qualcosa, radice di 5 qualcosa è 2
2-3, 2-4. Siamo a circa 0,6. Quello era 144 gradi, arrivare a 180 gradi siamo, ci mancavano 36 gradi. Seno di 30 è un mezzo, seno di 36 è un po' difficile, ci può stare. Poi la formula, la scrittura è una formula molto simile a quella di prima, quindi questo è un altro elemento che ci dice che ci può stare. Poi a questo punto W4 è la coniugata di questa, W5 è la coniugata di questa. Ok, va bene, allora oggi pomeriggio facciamo esercizi sui numeri complessi, anche esercizi